praticamente tutto nasce da un incontro che abbiamo fatto al Sacrario di Montelungo l'anno scorso, quando ci siamo riuniti l'8 dicembre per ricordare la battaglia di Montelungo. E lì ho potuto conoscere il vostro compaesano, che mi ha raccontato la storia che non conoscevo, cioè la storia del corpo di spedizione polacco durante la Seconda Guerra Mondiale, che era stato, aveva trovato base qui a Matino e nelle vicinanze. Una storia bellissima che io non conoscevo, soprattutto quando ho capito e ho appreso che i polacchi, oltre a socializzare con la gente locale, ha fatto del bene, ad esempio ha costituito, ristituito delle scuole che sono ancora funzionanti qui. Allora ci siamo detti che questa storia vale la pena riproporla, farla conoscere soprattutto ai giovani, portarla nelle scuole per riallacciare dei contatti, dei legami che sono forti, ho visto. Gli stessi colori della bandiera polacca sono i colori ad esempio della città di Bari. Abbiamo scoperto un'altra bella storia, cioè il legame che c'è fra la Polonia e la città di Bari, che era un principato dato alla principessa Bona Sforza d'Asburgo. Niente, tutto questo. Oggi accoglieremo l'ambasciatrice a cui sarà data la cittadinanza conferita al padre, perché è figlia di quel comandante di corpo di spedizione. Grazie a voi, grazie a voi. Questa cittadinanza viene conferita alla figlia di un'ambasciatrice, nonché figlia di un generale polacco. Un legame forte, quanto ha detto prima il generale Tota, e questo evento veramente Matino ci teneva a farlo. Anche come associazione vi siete mossi sul territorio, no? Sono in pratica che io conosco questa persona dal 2005. Quindi poi ci siamo incontrati a Montelungo e nel 2014 ci siamo incontrati, poi ci siamo incontrati l'8 dicembre a Monte Cassino, e quindi niente, questa qua ci teneva tanto a Pasquale, ci tiene tanto a Pasquale, e nello stesso tempo ha detto: Pasquale, dobbiamo fare qualcosa a Matino, io devo venire a Matino per forza, perché Matino per me è un'immagine che non ancora non sono riuscita a fare. Grazie a Dio oggi stiamo qua e più tardi. Questa è una serie di eventi che come associazione chiedo, quindi dopo andiamo a far vedere, che abbiamo fatto insieme con l'Anders. Ma si vuole comunque arrivare a fare altre situazioni, altri contesti? Perché già abbiamo comunicato quello che dobbiamo fare con questa associazione dei polacchi, per vedere di riuscire di sapere, perché la gente non è che sa tante cose, insomma, la gente sa i polacchi in Puglia, però dobbiamo far vedere, dobbiamo riferire cosa è successo, come è successo. Diciamo, far tracciare un pochettino la storia, no? Cioè, io penso conoscere la storia dei polacchi quando sono Matino. Io penso che non ci sia memoria se non c'è storia, no? No, e quindi dobbiamo portare sempre avanti. Sono 22 anni che io porto avanti questa associazione e sono fiero. Io okay. 19, 20 e 21 sto a Roma, il 2 giugno apro ai Fori Imperiali, il 2 giugno sulla GP militare apro, e quindi non c'è parole. Poi ci vediamo più tardi. Grazie. Grazie.
Questo Marino che rinasce all'insegna della storia, si vuole fare memoria anche conoscendo la storia di chi l'ha vissuta, no? Il discorso Polonia, il discorso polacchi è un discorso che non tutti conoscono, e come amministrazione penso che vi state mobilitando per fare tutto ciò, no? Sì, questa è una bellissima iniziativa che abbiamo sposato con contenti, insomma, di poter ospitare una mostra che è molto bella, che la stanno visitando tutti i bambini della scuola. Tra l'altro i ragazzi della scuola hanno fatto anche dei temi che mi risulta essere, oggi verranno premiati, mi risultano essere molto, molto interessanti, studiando appunto la storia. E quindi siamo veramente contenti perché potremo dare ai nostri giovani un pezzo, uno spicchio della storia di Matino. E tra l'altro nacque qui proprio a Matino un liceo, e quindi effettivamente siamo anche curiosi di sapere dalla viva voce di alcuni che protagonisti della storia attuale, chiaramente, e quello che avvenne a Matino in quel periodo. Chiaramente l'amministrazione si ha portato avanti questo progetto, ma sicuramente ne porterà tanti altri, perché vedo che con l'associazione che ha curato questo evento c'è un legame forte, ma soprattutto l'obiettivo principale è veramente far conoscere la storia dei nostri ragazzi, perché sindaco, si vuole fare memoria ma non conoscendo veramente la vera storia, perché in questo momento la guerra che c'è, tutti quanti non sanno cosa c'è dietro le truppe militari. Il momento è particolare, particolarmente difficile per la storia, anche soprattutto per i popoli vicino alla Polonia in questo caso, e noi siamo vicini a tutte le associazioni combattentistiche perché sono l'orgoglio della nostra città, e quindi cerchiamo insomma di assecondare i loro desideri, che poi diventano anche i nostri desideri. Grazie. Vai. E allora, di questa manifestazione, penso che è una manifestazione molto bella ed importante, perché tanti anni fa, quando c'erano proprio questi polacchi a Matino, la convivenza tra popoli diversi era molto difficile, e Matino con questi polacchi ha dimostrato di saperla vivere. È anche bello che dopo tanto tempo ci sia ancora questa unione tra popoli, e perché anche dopo un periodo di Covid si può ritornare a fare queste manifestazioni. Bravo. Gemento.com.